arriva la nuova rubrica Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Arte, cultura, tradizioni, territorio e tanto altro in una serie di fotointerviste con Giovanni Baronchelli. Restate sintonizzati con il nostro canale YouTube e Valli da scoprire. Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Buonasera a tutti e benvenuti al secondo episodio con Storia, Cultura e Arte Bresciana in quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Nel primo episodio abbiamo affrontato il tema dell'arte bresciana e questa sera Giovanni ci vuole parlare invece della civiltà contadina. Diciamo subito il titolo che ha scelto per questo episodio, che è La civiltà contadina, conoscenze e aspetti rituali di un mondo dimenticato. Passiamo subito la parola a Giovanni, che è collegato con noi, e lo salutiamo. Ciao Giovanni! Ciao Andrea, una buona sera a tutti gli ascoltatori. Ovviamente ringrazio sempre chi è disposto ad ascoltare queste interviste che abbiamo elaborato e che, bisogna dire la verità, sono strategiche. Hanno l'obiettivo di stimolare la curiosità degli ascoltatori verso tematiche che a scuola o anche nel contesto pubblico purtroppo non vengono affrontate come dovrebbero e molta gente non ne ha conoscenza. Quindi il nostro, diciamo, è proprio un contributo in questo senso, e diciamo pure che quando tu me l'hai proposto ho scelto di accettare, pur essendo ostile alla tecnologia, proprio perché in queste circostanze la gente sembra più sensibile ed è disposta ad ascoltare. Io credo che questa è una delle cose, secondo me, più belle che ci ha portato il virus, quindi vi ringrazio ancora. Hai detto una cosa bellissima, Giovanni, e ti chiedo subito, ma secondo te che senso ha oggi parlare di tradizione nel contesto bresciano? Allora, in un mondo di globalizzazione, secondo me è molto importante non dimenticare le radici, quello che ci hanno trasmesso di generazione in generazione i nostri avi. È una eredità che non possiamo abbandonare e che invece abbiamo il dovere di custodire e tramandare. Serve che ci sobbarchiamo noi questo compito importante con consapevolezza, interesse, verso quella che è la nostra storia, così come è stato per noi, che lo sia anche per le nuove generazioni, almeno così ci si auspica. Già, non dimenticare le radici, hai detto, abbiamo il dovere di custodire e non possiamo abbandonare. Abbiamo già un po' capito, quindi è davvero anche il tono che vuoi dare a questo tipo di episodio e quindi anche l'importanza che riveste tutto quello che ci andrai a raccontare. E ti chiedo, ci puoi spiegare un pochino come è articolata questa provincia di Brescia proprio dal punto di vista culturale? Ma allora, parlando di cultura bresciana, la provincia di Brescia, come ho accennato già nella puntata precedente sull'arte, si trova a contatto con diverse realtà, eppure è riuscita a conservare aspetti arcaici dal punto di vista culturale e anche linguistico. Nella nostra provincia abbiamo una realtà territoriale che è culturalmente abbastanza omogenea, anche se, bisogna dire la verità, la montagna è rimasta più conservativa e anche per certi versi più differenziata che la pianura, e l'aspetto dialettale lo mette chiaramente in evidenza. Poi qui apro una parentesi sugli ambiti di confine, se mi permetti. Sfatiamo una volta per tutte una rivalità calcistica che trova il tempo che trova e che è quella tra Brescia e Bergamo. Ecco, tra le due città corre un legame invece di fratellanza, diciamo così, e la conferma più forte di questo la ritroviamo proprio nell'ambito linguistico, dove le due province, assieme al Cremasco e al Trentino sudoccidentale, rientrano in questo sistema, come lo chiamano gli studiosi, lombardo orientale, che ha precise caratteristiche e si distingue appunto dal lombardo occidentale in subrico. Per le differenze tra questi due sistemi ha influito sicuramente Venezia,
anche se nelle testimonianze scritte emergono differenze abbastanza evidenti ancora già prima dell'influsso veneto. Il vero confine coincide con il fiume Adda, che segna questa distinzione storica. Neanche a farlo apposta darà origine a una differenziazione in diversi ambiti, che sarà poi quella tra la terra di San Marco e il Ducato di Milano, le due grandi realtà storiche nel nord Italia che hanno cessato di esistere poi alla fine di quello che gli studiosi chiamano Ancien Régime e quindi con l'avvento napoleonico. Ma parleremo di questo aspetto in modo più diffuso nella prossima puntata. Comunque io prima ho detto in subrico, per chi non ne ha conoscenza è inteso come riferito all'Insubria, territorio dei Galli Insubri che fondarono Milano con Belloveso. Noi bresciani, invece gli antichi Galli Cenomani, facciamo capo a quella seconda ondata celtica che fondò Brescia, Brixia appunto si dice, no? Esatto. Che si integrò prima con le popolazioni preesistenti come i Reti e i Camuni, anche con Veneti e Etruschi, e questo emerge proprio anche in campo archeologico per il ritrovamento di materiale affine a diverse culture, specie nelle sepolture, testimonianza di matrimoni misti e quindi di legami, scambi, mescolanze tra questi popoli, integrati poi questi cenomani, i nostri cenomani, anche con l'elemento romano in diversi momenti in maniera abbastanza pacifica. Ma come mai parli di Celti? Perché sono così importanti? La componente celtica nel nord Italia è importantissima non solo a livello di tradizioni, ma proprio come sostrato linguistico, cioè la base, quello che sta alla base del nostro dialetto, che è detto gallo-romanzo, cioè di base gallica, celtica appunto, e romanza, quindi anche latina. Molti confondono e si chiedono perché il nostro dialetto assomiglia al francese, ma è proprio per questo motivo, non certo per la parentesi storica della Cisalpina di Napoleone, che è durata ben poco e ci ha lasciato per lo più grossi danni da svariati punti di vista. Per gli aspetti relativi al dialetto, pur essendo un parlante, non di quelli veri, ma me la cavo abbastanza a parlare dialetto, e nonostante la passione, non sono sicuramente un esperto, diciamo la verità. È un argomento spinoso, molto difficile da affrontare, che purtroppo devo dire molti, non ponendosi neanche il problema, affrontano in maniera sbagliata. Molti purtroppo si elevano al rango di studiosi con generalizzazioni, fantasie, purtroppo anche a livello politico, come il concetto di una lingua lombarda che non esiste, a scapito di quelli che sono invece gli aspetti più veri e peculiari di molti dialetti unici. Il vero lavoro di ricerca è quella della conoscenza e dello studio sul territorio, e a questo proposito faccio riferimento al lavoro veramente importante dell'amico Franco Liloni, e lo cito da una parte in quanto amico e collaboratore, ma soprattutto perché è una delle figure più attive e prolifiche su questo tema. Sta portando avanti da tempo un lavoro enorme con numerose pubblicazioni e contributi relative non solo al dialetto ma anche alla toponomastica, che sono i nomi dei luoghi, no? E ultimamente alla fitonimia, che è in pratica una branca della toponomastica che studia il nome dei luoghi connessi però alle piante o a particolari essenze vegetazionali. Un lavoro interessantissimo e anche parecchio complesso. Poi queste sue ricerche sono, come dire, coadiuvate anche dall'aiuto del suo programma Rebelot. Se qualcuno di voi già lo segue o se lo vuole seguire, va in onda su Telecolor. Tra l'altro c'è da dire che in alcune puntate ho collaborato anche musicalmente. Sì, interessante. Tra l'altro le puntate si possono anche rivedere sul canale YouTube proprio di Telecolor, e davvero ce ne sono di vari generi, di vari tipi, e proprio alcune anche incentrate su questo tema del dialetto, come dicevi tu. Ma Giovanni, secondo te oggi in che situazione è il territorio bresciano dal punto di vista delle tradizioni?
Allora, perdonami il gioco di parole, ma le tradizioni sono legate al territorio, inteso proprio anche come terra. E quello bresciano è un mondo variegato che passa dalla campagna alle valli. Tra queste differenziazioni volevo risponderti spendendo due parole sulla montagna in particolare, visto che è il nostro riferimento più vicino. In un passato lontano avevamo una montagna ricca e protagonista nella scena bresciana. Era caratterizzata da lavori importanti dai quali dipendeva l'economia del territorio. Questo grazie specialmente alle particolari autonomie e alle esenzioni sui dazi che la Serenissima aveva messo in atto nel corso del tempo, di cui parleremo la prossima volta, anche perché l'argomento è piuttosto ampio. Alcuni di questi importanti lavori comunque erano il taglio della legna per il carbone, utile per la lavorazione poi del ferro, le ferrarezze, no? Come le chiamavano, caposaldo dell'economia valsabbina, ma anche l'estrazione del ferro. E qui la famosa contesa tra valli: le miniere della Valtrompia da una parte estraevano il ferro e in Valsabbia dall'altra lo si lavorava, e da qui la superiorità dei valsabini, diciamo. La montagna invece oggi è concepita purtroppo come realtà periferica soggetta da tempo allo spopolamento. Solo in pochi ritornano. È un discorso un po' triste, ma molto importante da affrontare, e bisogna dire anche la verità. Lo Stato italiano, forse sin dal suo avvento, non è mai riuscito a gestire questo aspetto in maniera efficace e anzi, al contrario, è sempre trascurato in favore di un centralismo sempre maggiore verso la città. Col risultato poi che oggi abbiamo pascoli inselvatichiti, sentieri scomparsi, paesi di montagna spopolati, in nome purtroppo delle attrattive e delle comunità della città, anche del lavoro naturalmente. Non che il lavoro in montagna non fosse possibile, anzi abbiamo visto che importanza rivestiva la montagna nel passato. Ma proprio con la complicità di uno Stato poco attento a queste dinamiche, molti sono stati spinti dalla fame, come dire, a scendere a cercare possibilità e diversi impieghi di lavoro più redditizi nelle fabbriche del fondo valle o proprio nelle città. Poi anche la scolarizzazione ha inciso in maniera molto negativa sul dialetto. Addirittura con il negazionismo di identità linguistiche e culturali, specie durante il fascismo. Insomma, un nazionalismo a tutti i costi che ha spesso cercato, a volte anche riuscendovi, di appianare le differenze, quando invece sono proprio le differenze sedimentate nel corso dei secoli a renderci quello che siamo, cioè unici. Purtroppo invece nel nostro caso, come anche di altri, abbiamo avuto una disgregazione di un mondo che è il mondo contadino, e quindi anche di conseguenza di una nostra identità più vera, che è stata quasi dimenticata in modo silenzioso, da qui il titolo della puntata. Ah, ecco. Ma invece per quanto riguarda, diciamo, le piccole comunità, c'è ancora qualcuno che investe in questa direzione? Ma allora, per fortuna che ci sono queste piccole comunità, come dici tu, ma anche le comunità montane che sono più vicine ai bisogni del territorio e investono ancora sicuramente nella montagna. Poi c'è da dire che ci sono molti ricercatori attivi che operano sul territorio, nel mio piccolo mi ci metto dentro anch'io, con pubblicazioni tesi a fissare la memoria di quello che fu e che deve essere ricordato, ma però anche in ottica attuale, ovviamente proprio per tener vivo il fuoco di una cultura che in Italia purtroppo non paga. Comunque parliamo anche di qualcosa di positivo, insomma. Ricordiamo che la provincia di Brescia, medio-piccola, permettimi di infierire, nonostante tutte le difficoltà, produce ad oggi eccellenze in svariati ambiti. Basta pensare alla viticoltura, ai prodotti caseari, il bagosma non solo, insomma, alla cultura dell'olivo sul Garda,
che dà origine a un olio tra i più pregiati a livello anche europeo. Poi ci sono gli esempi virtuosi. Una bellissima realtà, per esempio, è quella dei piccoli imprenditori e ristoratori che investono nella qualità, nel chilometro zero, nel biologico. Ce ne sono molti che lottano sempre con determinazione contro la globalizzazione che purtroppo penalizza costantemente i nostri prodotti d'eccellenza. Pensavo, ci sono degli esempi che puoi farci di questo che chiami sapere dimenticato? Basta pensare alla conoscenza delle erbe ad uso alimentare, ma anche curative. Le conosci te queste erbe? No, questa esatto. È una cosa che abbiamo completamente dimenticato. Un tempo invece erano presenti quegli sciamani, chiamiamoli così, che si dedicavano non solo alla raccolta delle erbe, chiaramente, ma anche al contesto della medicina popolare, come gli stricaos, per esempio, che erano i guaritori della tradizione popolare, no? Oppure gli strolec, che erano gli astrologi, no? Quindi queste componenti antiche. O anche saper prevedere eventi climatici, tutto insomma inserito in questo contesto arcaico. Ma hai detto stricaos e stroleg, giusto? Si dice stroleg, così. Esatto. Io lo parlo anch'io il dialetto, però questi erano due termini che sinceramente non dico quotidianamente. Ma quindi, parlando di tradizione, come doveva essere vivere in una vera e propria civiltà contadina? Allora, oggi noi abbiamo una visione molto romanzata e bucolica di questo aspetto. I pochi a cui facevo cenno prima, quelli che ritornano alla montagna, che ritornano alla natura, tra i quali anche alcuni cari amici, sanno bene di cosa parlo. La vita di un tempo era dura ed era impostata sul lavoro, e il lavoro era scandito dai ritmi stagionali e quindi legati al calendario contadino. In questa scansione c'è stata l'influenza di quello che gli studiosi chiamano sincretismo, messo in atto dalla Chiesa Cattolica, che ha mutuato gli aspetti di un'eredità pagana estremamente radicata tra la popolazione contadina. Basta pensare alle feste contadine di origine pagana, ma soprattutto qui al nord celtica, come ti ho detto prima, assimilate poi al cristianesimo. Te ne elenco alcune. Imbolc, risveglio dall'inverno, la festa della luce, diventa, in chiave cristiana, viene reinterpretata, diventa la Candelora. Un'altra festa è Beletenedos o Belten, che è la festa dei fuochi sacri al dio Bel, chiamata anche Calendimaggio, poi più avanti, dove appunto venivano accesi questi grandi falò con lo scopo anche di purificare il bestiame. Nelle campagne è rimasta questa usanza di accendere i fuochi in quel periodo. Poi abbiamo una Sad, per esempio, che coincide col Ferragosto, festa nella quale si festeggia il raccolto. E infine l'ultima, diciamo quella più importante, che è il famoso Samonios, che è il capodanno celtico in onore dei defunti, tutt'altro che la festa commerciale americana di Halloween, che viene da Hallows Eve, sai, no, la vigilia di ogni santi, che viene cancellata in favore appunto della festa di ogni santi e la festa dei morti, che è poi traghettata al giorno seguente. Quindi diciamo una nuova religione alla fine che cerca di mutuare le antiche ritualità insite nella società contadina. Comunque, tornando alla tua domanda, sicuramente poi la percezione della natura nel mondo contadino doveva essere molto diversa da quella che abbiamo noi oggi. Una natura madre che scandisce i ritmi della vita e l'uomo vi è soggetto, non ne è il protagonista. Belle queste parole, scandisce i ritmi della vita e l'uomo ne è soggetto e non il protagonista. Ma vuoi dirci qualcosa di più appunto di questo contesto? Allora, era un contesto sociale dove gli eventi naturali avevano una componente magica. Ti faccio un esempio in dialetto: quando c'è aria di temporale, i nostri nonni dicevano El ven l'estreat,
cioè è stregato, no? Ecco, a questo proposito, parlando di temporali, non so se lo sai, ma era in uso fino a un decennio fa in molti paesi di montagna celebrare le cosiddette rogazioni. Lo sapevi? Rogazioni? No, sinceramente no. Erano processioni religiose che attraversavano il paese per chiedere, cioè chiedere infatti dal latino rogare, cioè chiedere, piogge in periodi siccitosi o talvolta anche per liberare il paese da particolari carestie che scoppiavano, e in tutte le valli bresciane questo, è più sincretismo di così. Insomma, tutti questi esempi fanno parte di un sapere contadino antico, purtroppo scartato, come abbiamo detto prima, a favore del progresso. Beh, tieni conto poi che specie con il freddo e la clausura dell'inverno, l'isolamento stesso rendeva necessario alle società di allora l'utilizzo della componente magica del rito, proprio per esorcizzare queste paure. Il carnevale, ad esempio, molti non lo sanno, durava molto più della semplice festa di febbraio. Iniziava già dopo Natale, infatti ci sono molti detti, anche in dialetto, dopo Nadal, le sue carnaval, cioè inizia subito il tempo di carnevale. Anche nell'arte locale c'è la testimonianza di questi aspetti comunque pagani. Per esempio nei cori di alcune chiese delle Pertiche troviamo bacchi avvolti da foglie di vite o addirittura fauni. Poi quello delle Pertiche è un ambito molto arcaico, ti svelo un aneddoto. Pensa che secondo fonti scritte, durante la visita di San Carlo Borromeo in valle, questo personaggio importantissimo, si rende noto che gli abitanti delle Pertiche vengono descritti come ancora fermi alla società pagana, libagioni di latte e adorazione di idoli addirittura. E infine gli antichi aspetti pagani emergono nei racconti della favolistica locale. Le veglie nelle stalle, dette anche filò, no? L'ho sentito ancora, sono il contesto più conosciuto dove venivano tramandate storie, racconti antichi, ma anche il canto popolare. C'erano davvero tantissime tradizioni, è davvero curioso e ti dirò che è molto interessante anche pensare poi di scoprirne altre, ma volevo chiederti a questo punto, visto che parli giustamente della nostra realtà valsabbina, puoi citarci in particolare alcune tradizioni che ancora oggi però sono sopravvissute? Allora, avendo scritto un libro sull'argomento, non posso non parlarti, anche se in modo sintetico, del carnevale nella Valle del Caffaro, anche perché è un argomento ampio e quindi cercherò di essere sintetico. Come ti dicevo, io l'ho affrontato sotto il profilo antropologico, nell'analogia con altri carnevali, ma sono stati fatti anche altri lavori che l'hanno analizzato sotto altri profili. Per esempio Daniele Richiedei, con la collaborazione di altri studiosi, quasi in contemporanea col mio tra l'altro, ha pubblicato un eccellente lavoro, il titolo è Storie da suonatori, o ancora quello meno recente della Cappelletto, con un taglio antropologico davvero invidiabile, del resto è una vera antropologa molto più autorevole di me. Comunque anche altre pubblicazioni parlano di questo carnevale, senza dimenticare il prezioso lavoro, l'avevo già citato nell'intervista personale, di Lorenzo Pelizzari, non solo sul carnevale stesso ma specie riguardo proprio all'ambito della liuteria locale, molto ferrato in questo argomento. Parlo di carnevale nella Valle del Caffaro, e dico Valle del Caffaro perché così rendo giustizia ad ambo le comunità, di Bagolino e Ponte Caffaro. Questo carnevale è rinomato in tutto l'arco alpino, è uno di quelli più antichi, belli e genuini, e che attira curiosi appassionati anche dall'estero addirittura. Ma prima di tutto il carnevale lì, in quel contesto, è percepito come un rito comunitario molto sentito dai bagolinesi e dai caffaresi e soprattutto custodito gelosamente. Quindi bisogna avvicinarsi
con curiosità, ma soprattutto rispetto. Venendo al carnevale si può dire in realtà che è un insieme di due carnevali quasi, quello dei masker e quello dei ballerì. I primi sono maschere antiche, legati in modo indissolubile all'anonimato e impersonano i vecchi mestieri, no? Li avrà incontrati ancora in quel di Bavolino, quelli che tra virgolette ti importunano per i vicoli del paese, mentre i secondi, che un tempo erano legati al rito di coscrizione, cioè i coscritti, sono inseriti dal punto di vista rituale nell'ottica di visite nei confronti della donna che cuce gli ori sul cappello del ballerino e che è quindi il destinatario rituale, cioè la donna, delle azioni del ballerino che scioglierà attraverso la danza sulla sua porta. L'aspetto più sorprendente in questo ambito, che conserva tra l'altro un dialetto particolarissimo, secondo me il tramandarsi di una tradizione perpetuata di padre in figlio, specie nelle suonate di carnevale, eseguite solo a carnevale e solo a carnevale perché legate a quella circostanza rituale ed estremamente connesse con l'aspetto delle eleganti danze dei ballerini. Poi ti ricordo anche quello meno conosciuto di Li Vemmo, dove compaiono figure di maschere arcaiche del dope, che ci riporta alla memoria il Giano Bifronte, no? Questa maschera con la faccia davanti e dietro, e altre maschere complementari, cioè praticamente due personaggi connessi alla stessa maschera, come l'Omahi dal Zerlo e la Vecchia dal Val. Caspita, davvero ne sai tantissimo, credo sarà bello e anche occasione magari poter andare a leggere il tuo libro, ma anche tutti questi altri bellissimi studi che sono stati fatti, che hai citato, e bello, interessante. Ma oltre al carnevale ci sono altre tradizioni che poi sono sopravvissute oggi? Beh, oltre al carnevale, la tradizione del tratto marzo, ad esempio, che è stato registrato a Capovalle dal Piante e dal Lady, che sono due antropologi a cui si deve davvero molto per le ricerche in provincia di Brescia, ma anche in altri paesi del Trentino e del Veneto. Su tutta la fascia alpina tutt'oggi è comune accendere fuochi percuotendo oggetti, urlando, facendo casino, insomma, per il risveglio della natura. Il tratto marzo è connesso appunto a quelle pratiche pagane di cui ti parlavo prima. E poi, sempre parlando di grandi falò, ci viene subito alla mente il Rocco della Vecchia durante la Jeudi Amata, che quest'anno non è stato possibile a causa del virus, no, lo sai, e che viene bruciata tradizionalmente nei giorni che precedono i giovedì di mezza quaresima. Ecco, un'altra tradizione andata persa, comune alla civiltà contadina, era quella di fare San Martino, a San Martino, no? L'11 di novembre, con la fine dell'anno agrario, i contadini si trasferivano con la fine del lavoro. Ce ne sono tante altre. Anche nell'ambito dell'Epifania, una tradizione molto sentita, ad esempio in Valle Sabbia, è quella del canto della stella, che appartiene ai canti di Questua e che ha origini molto antiche. Sono state effettuate registrazioni a questo proposito, è stato scritto anche un libro, La stella del Bresciano, e qui ricordo anche a questo proposito sul canto della stella anche le ricerche preziose di Renato Morelli, che ha studiato la realtà trentina e in particolare quella della Val dei Mocheni, dove è presente anche lì il canto della stella. Un tempo, parlando dell'ambito valsabbino, erano i maschi e i coscritti nell'ambito dei riti di passaggio all'età adulta, l'abbiamo detto anche per i ballerini del carnevale di Bavolino prima, no? Vestiti con tabarro e cappello, cantavano il canto della stella passando di casa in casa con la caratteristica stella di carta con dentro un lume alla vigilia dell'Epifania. Mia nonna se li ricorda bene. Oggi ormai utilizzano le luci, impianti elettrici, insegna della modernità.
Diciamo poi dal punto di vista storico, questa tradizione ha origine con il Concilio di Trento, addirittura, che nel 500 aveva messo ordine nell'ambito delle ritualità popolari. Alcune erano state escluse, altre invece erano state accolte e incentivate, e il canto della stella è una di queste. Oltretutto, per la Chiesa Cattolica era assai utile a livello propagandistico. Infatti ci sono diversi canti della stella, ma quello più diffuso è proprio "Noi siamo i tre re", se ci fai caso. Oggi la stella è eseguita da un gruppo di cantori con strumenti, anche voci femminili, anche se non è propriamente filologico, se mi permetti questa critica. È bello a prescindere che sia stata conservata la tradizione, che deve essere una cosa viva, ma sarebbe stato bello preservare la tradizione con le caratteristiche autentiche. Quindi, se mi permetti, un encomio particolare a quelli, certo, di Treviso Bresciano, che mi pare siano quasi gli unici ad aver conservato queste caratteristiche originali del canto maschile e soprattutto l'assenza di strumenti a favore del vocale, come era un tempo. Giovanni, veramente interessante, ci sarebbe da parlare ancora tantissimo di tutti questi aspetti. Ci hai fatto un panorama enorme di quella che era questa civiltà contadina, e credo sia bello un po' anche cercare di immaginarsela. Tra l'altro, proprio in questo periodo a casa ho avuto l'occasione di vedere un film che credo che tu conoscerai, del 1978, regista Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli. Spero che tu l'abbia visto nella versione bergamasca e non italiana, però, sì, perché esatto, è quella più autentica. No, l'ho visto in versione autentica, poi con i sottotitoli, ma tra l'altro l'ho trovato proprio sul sito della Rai, distribuito, diciamo, gratuitamente. Lì compaiono molte delle cose che abbiamo detto, esatto, lo stesso tratto marzo, se ti ricordi, esatto, i bambini che, sì, picchiano le pentole, non nel cortile. Sì, no, veramente, e anzi lo consigliamo di vederlo, perché comunque si vede proprio tutte queste origini di cui ci hai parlato. Lì Ermanno Olmi fece proprio un vero omaggio alla sua terra naturale tra i borghi della Bergamasca, e ci portò davvero alla ricerca di questo mondo perduto che al tempo era, come dire, attuale, ma per noi oggi è davvero lontanissimo. Ma credo che anche grazie a tutto quello che ci hai raccontato, magari, chi lo sa, anche solo incominciando ad approfondire, scoprire, curiosare, che qualcosina possa magari tornare in forme nuove, però qualcosina possa tornare, come dicevi tu, c'è già comunque una sorta di ritorno a queste montagne, una valorizzazione. E io, Giovanni, ti ringrazio. Se vuoi fare un ultimo saluto, darci magari un piccolo accenno, avevi già detto qualcosa prima, alla prossima puntata, e diamo l'appuntamento al terzo episodio. Ciao Giovanni, grazie. Allora io vi saluto tutti come sempre, ti ringrazio della gentilezza della tua intervista e ovviamente dell'ascolto degli ascoltatori che seguono queste belle interviste, e soprattutto anticipo il tema della prossima puntata, che sarà quello che avevamo anticipato dal punto di vista artistico, e che però analizzeremo sotto il profilo economico e storico, che sarà indagato questo legame tra Brescia e Venezia da un punto di vista più specifico, proprio sotto il profilo storico e economico e tanto altro, insomma. E tanto altro, appunto, che non ci svegli adesso, ma vedremo nella prossima puntata. Grazie ancora Giovanni e a presto, ciao! Arriva la nuova rubrica Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli. Arte, cultura, tradizioni, territorio e tanto altro in una serie di fotointerviste con Giovanni Baronchelli. Restate sintonizzati con il nostro canale YouTube e Valli da scoprire. Quattro chiacchiere con Giovanni Baronchelli.